terrorizzata, impaurita, ma anche reattiva e coraggiosa. Stiamo parlando di una donna di 40 anni che nella notte tra lunedì e martedì è stata svegliata nella sua abitazione in via Udine a Cervignano alle prime ore del mattino da alcuni insoliti rumori. Sobbalzata dal letto in pieno sonno inizialmente, il primo pensiero che ha avuto era che si trattasse di un rientro anticipato del marito impegnato nel turno di notte a lavoro. Poi però, sbirciando fuori dalla porta della camera, ha intravisto la figura di un uomo sconosciuto e ha capito che cosa stava accadendo. Presa dal panico, si è vestita di corsa con gli abiti che aveva portata di mano e ha subito cercato una via di fuga optando per il raggiungimento della soffitta fortunatamente collegata alla camera. Da lì, attraverso un pertugio molto stretto e sempre con l'angoscia costante che i ladri salissero fino alle camere, ha raggiunto e con tutta la forza che aveva sfondato un lucernario per riuscire a mettersi in salvo sul tetto dell'abitazione. In tutto questo, come detto, i ladri erano in due o tre, erano ancora in casa, entrati dalla porta sul retro, hanno portato via alcuni oggetti di bigiotteria, tra cui alcuni piccoli anelli, collanine e bracciali. Nessun oggetto di grande valore economico, ma di enorme valore affettivo. Nel mentre la donna è rimasta sul tetto per più di mezz'ora finché alle prime luci dell'alba un vicino, anch'esso svegliato dai rumori, non è uscito, accorgendosi della donna che per non farsi sentire dai ladri non poteva urlare. Immediata la chiamata ai carabinieri, ma non solo, il vicino è entrato mettendo i ladri in fuga, rischiando anche la sua incolumità visto che i malviventi lo hanno minacciato con un coltello prima di scappare e far perdere le loro tracce. Malviventi che tra l'altro, oltre ad essere entrati nell'abitazione di via Udine, avevano anche violato tutte le auto parcheggiate in strada. Ovviamente gli agenti continuano ad indagare.